Allora, invito gli amici a vedere anche questo titolo e poi vi darò una spiegazione. Classico, normale. Allora, si tratta dell'Istituto Dermopatico della Immacolata, un ospedale dermopatico che era un'eccellenza e che a un certo punto, in un modo o nell'altro, ha incominciato ad avere dei passivi bestiali che non avevano nessuna logica. In realtà le incriminazioni dei direttori, esattamente, mi ricordo. Tra l'altro il direttore sanitario, un pretaccio, eccetera, l'ho pure conosciuto. Anzi, mi ricordo che all'epoca, avendo un minimo di autorità nel campo sanitario, lui si premurò di farmi vedere tutti i nuovi laboratori di ricerca che lui aveva messo in piedi. In realtà lì ci doveva essere un giro... Pare che si fregarono all'epoca 24 miliardi di roba. Ma insomma, una cifra allucinante. Sì, sì. Oh, poi risultò che lui aveva dato vita, è una faccia da paraculo che non finì mai, aveva dato vita a un ospedale, mi pare, in Albania, a roba di questo genere. È chiaro che se tu vai a mettere un'iniziativa in Albania, come minimo a qualcuno gli viene un dubbio. E infatti si trattava e si tratta tutt'oggi di uno strano giro di affari, non si sa dove vanno a finire tutti questi soldi. Era un ospedale attivo, di eccellenza, con fior di dermatologi ad altissimo livello nazionale. Parli di Monti di Pietra, no? Monti di Creta, no? Esattamente. A livello nazionale, con un reparto di chirurgia. Era alla pari dei Fate Bene Fratelli dell'Isola di Berina. Esattamente. Sempre loro erano. Erano due ordini diversi. Sì, però voglio dire, il tipo era quello. Esattamente. Il modello era quello. Esattamente. Quindi lì c'è stato un giro di affari, ma io volevo arrivare a questo. Partendo da quell'eccellenza, io ricordo che c'era il professor Macioce, che era un maestro di chirurgia venosa, ad esempio. Adesso non so che fine abbia fatto, non mi interessa, probabilmente è morto. Ma tanto per dire che era un centro di eccellenza, credo che lo sia a tutt'oggi, perché non credo che l'abbiano fatto chiudere. No, era credo. Pieno di gente, così il laboratorio. Io mi ricordo che ci sono andato 3 o 4 volte perché mi curavo, mi era venuta improvvisamente una alopecia e me l'hanno sistemata nel giro di un mese e mezzo. Esatto, e gli ambulatori erano pienissimi e duravano durante tutto il giorno. Ma tutte queste considerazioni io li faccio per arrivare a un'altra conclusione. È chiaro che lì c'è stato un giro d'affari di stampo mafioso. E qui voglio arrivare, non a caso, come è successo? Massonico, diciamo. Masso mafioso, ma è la stessa cosa. Della loro categoria, gesuitica. Certo. Allora, se tu vai a vedere al sottotitolo, dov'è la pagina? Chiesti 25 milioni di euro per tappare i buchi della cattiva gestione. La fondazione ne eroga 13, ma il controllore si dimette in audito. Allora, il controllore della fondazione americana, Pops, dedicata al Papa, si è dimesso, gli ha dovuto dare un po' di soldi, ma si è dimesso dicendo che questa è una grande porcata, perché questa fondazione doveva andare ai poveri, ma io è lì che voglio arrivare. Se il Papa, quando è andato in America, è andato a chiedere i soldi lì, significa che il giro di affari di carattere mafioso coinvolge i gesuiti e questo Papa. Ecco, io li voglio dire. Non c'è da dire altro, lo sappiamo benissimo. Perfetto. No, è una conferma. Pagina 5, io voglio andare a pagina 5. Ecco qui dov'è. No, l'altra. Pagina 5. Aspetta, no, questa è. Sì, 5. Perfetto. Allora forse non è pagina 5. Pagina 11. Ah, pagina 11, glielo facciamo vedere. Eccola qua, eccolo qui. Eccolo qua. Di Francis Pope. Ecco, un giro di mafiosi e di ladri di pomi, eccolo. Ah, ma tu non sai, a suo proposito, volevo fare proprio un video a parte, ma non lo dico. Allora, esiste una bibliografia importante anche nei romanzi di fantascienza, di cui tu sai che sono un cultore, sì, no? E in particolare ci sono due autori che hanno scritto delle cose incredibili. Uno è Robert Silverberg, che è
notoriamente un ebreo, dal nome. Certamente. Silverberg. Ma anche, può essere anche tedesco, No, Silverberg, montagna d'argento, montagna d'argento, non è che uno si chiama montagna d'argento per caso, vuol dire che c'ha una montagna d'argento. Esattamente. La gente l'ha conosciuto perché il bisnonno, c'avevano una montagna d'argento. Esattamente. No? Perché sennò si chiamava. Un paperone dei paperacchi. Esatto. E allora, questo signore è uno che la fantascienza come la cinematografia è in buona parte campo d'attività precipua della cultura ebraica, perché anche ci sono Isaac Asimov e tantissimi altri, certo, che non so a dire. Anche non a caso Isaac Asimov ha fatto parte del processo Manhattan, tanto russo di origine. Russo di origine. Ah, io ricordo che lessi la biografia e la famiglia, lui era piccolino, si emigrò dalla Russia attorno al 1920, quando incominciò il bolscevismo a prendere piede. Quel particolare bolscevismo, sì, certo, che ovviamente quello dopo gli amici suoi. Esattamente. E lì hanno preso e hanno sgommato. No? Esattamente. Mi ricordo che però consideravo che, diciamo, complessivamente Asimov fosse una persona per bene, perché il padre aveva aperto una rivendita di casalinghi, tabacchi, sì, giornali, e lui, siccome studiava, la notte faceva il turno di notte, perché il negozio era aperto anche la notte, come i cinesi adesso, certo, anzi più dei cinesi, perché i cinesi alle 9, 8, 9 chiudono, e loro invece stavano aperti di notte, e lui faceva il turno di notte e una volta subì pure una rapina, questo per dire, no? Un bravo ragazzo. Era comunque un bravo ragazzo, e poi insomma, uno che si becca due lauree, fa ricercatore al progetto Manhattan, qualche cazzo, non è solo un immaginifico. Ricordiamoci bene che Asimov non solo ha scritto romanzi di fantascienza, ha scritto ottimi libri, ha scritto trattati e ha scritto, certo, un eccezionale dizionario di scienze, chiamiamole così. No, ne ha scritto uno ancora più bello, perché lui scrisse un tomo di circa 1000 pagine che io da qualche parte dovrei averlo, che praticamente si chiamava Catastrofi a Gogo. Catastrofi a Gogo. E lui, esatto, esaminava tutte queste possibili catastrofi che non derivavano da intervento umano, ma dalle catastrofi che la natura ci potrebbe, esatto, provocare in qualunque momento. Fornire gratuitamente. E quindi esaminava. Su un piatto d'argento. Esatto, una bella ricercatore con le palle, insomma, ecco. Per tornare a Silverberg, lui nel 72 scrisse due libri, questi due libri erano libri che parlavano del papato. Silverberg poi fra l'altro scrive anche da Dio, è veramente bravo. Non lo conoscevo. È veramente molto bravo. Chi l'ha pubblicato? Il primo libro parlava del periodo dei Goti. Ah. Della guerra fra l'imperatore d'Oriente a Roma, con tutte le spie che lavoravano per conto. Molto interessante, infatti è vero. Sì, la guerra gotica è stata una guerra eccezionale. È durata fino al 550 più o meno. Anche 60-70. Sì. Che aveva ridotto la popolazione italica, perché ci sono state stragi, eccetera, a, presumo, pochi, 5 milioni, 6 milioni, nemmeno. La cosa così, sì. Lì è stato il crollo dell'impero davvero. Esattamente. Quella guerra che è durata 60-70 anni, 80 anni. Esattamente. Perché i Goti hanno tenuto duro finché hanno potuto. Certo. E quindi, contro due grandi generali. E due grandi imperi. Berisario è stato un grande stratega, non solo generale. E parla appunto del periodo di Basilea e della lotta intestina a Roma fra le varie fazioni, e quindi certo, la dilazione, le spie sia pagate che quelle di fazione. Quelle perché, normali, certo. E quindi ecco, un bellissimo libro, di fantasia, ma, se mi capita, ma bello, ben centrato, sì, sul tema. E l'altro invece scrisse nel 72, parlava di un papa bionico, in un futuro molto lontano,
di questo Papa che diventava controllore universale del sistema geopolitico, chiamiamolo così, universal politico, ecco, no? E lui controllava tutte le varie... Quindi un papa gesuitico come questo? Esattamente, ma pure lì, in quella della guerra gotica, parlava del potere papale temporale, non di quello mistico, quello religioso. Certo. Allora, questi sono i due libri. Poi c'è un libro che incredibilmente è stato scritto nel 96 e pubblicato da Mondadori con Urania nel 2000. Allora, questo altro autore, che è uno svizzero, neutro, ha scritto questo bellissimo libro, veramente di una profondità eccezionale, veramente un grande libro, molto più diciamo fondato, più creativo, più sostanziale anche rispetto a un qualunque libro di narrativa che mi è capitato di leggere negli ultimi 10-15 anni. È veramente notevole, ma perché esamina tantissimi prospetti, tantissime sfaccettature, insomma è una cosa molto bella. E lui ipotizza che nel 2005, alla morte di Wojtyła, va al potere un tizio che si chiama Francis. Bene. Gesuita. E che viene dal Brasile. Ha sbagliato di poco. Meglio, mi sento. Secondo te è possibile una forza creativa così? O qualcuno gliel'aveva detto? Si sapeva già. Gliel'ha sicuramente detto. Si sapeva già che chi era. Che non è. Anche perché è ipotizzabile anche, diciamo, teorizzare un nome di papa, perché sui 250 papa circa si ripetono molte volte molti papi, tipo Giovanni XXIII, no? Ma in ogni caso ricordiamoci bene che questo papa ma questo invece è il primo Francis, è il primo, hai capito? Doveva già essere eletto prima dell'amico tedesco. Quindi lo sapevano, perché aveva previsto che si fosse eletto alla morte di Papa Wojtyła. Non si immaginava che sarebbe stato capitato un incidente di strada così, è abbastanza consistente. Questo per dire che ci sono, diciamo, correnti di pensiero e di azione che esulano dalla realtà oggettiva esterna, che nelle trame del potere profonde vanno molto più premature di quanto uno immagina, e prevengono i fatti di decenni o di secoli addirittura. Le programmazioni le conosciamo molto. Capito? Quindi, immagini se la classe dirigente non programmasse, deve programmare per forza. Questo per dire che non è un veggente questo signore che si chiama, mi sembra Schweitz, una cosa del genere, non mi sfugge, ma ce l'ho da qualche parte. E questo tizio è uno che sapeva le cose e le ha descritte in maniera fenomenale proprio. Ha scritto un libro straordinario. Al quale alcune voci, alcune gole profonde hanno dato l'incarico di scrivere. E racconta di episodi che arriveranno da fonte sicura. Lui sapeva chi sarebbe stato eletto e sapeva che cosa avrebbe fatto e per quale motivo era stato messo lì. In questo romanzo c'è tutto, scritto nel 1996, cioè 10 anni prima. Immagino un po'. Anzi no, adesso è stato eletto nel 2013, 96, 17 anni prima. Adesso tu vogliamo aggiungere qualcosa? Mi darai questi nominativi e se mi capitano li compro. Guarda, compra che soprattutto quello di Schweitz del 2000 è eccezionale. Anche gli altri due sono molto belli, ma quello di Schweitz è veramente eccezionale. Bisognerebbe andare in una di queste rivendite di libri usati, di libri e soprattutto giornaletti usati. Ordinarli. Si trova spessissimo anche una pelle. Quello là che dove siamo passati l'altro ieri, quando siamo andati lì a Piazza del Campo di Fiori, che c'era quel rivenditore di libri usati, ti ricordi? Tu ti sei fermato per guardare. Di film usati. Ecco, andiamo in qualche negozio tipo quello di libri e bisogna vedere se ce lo trova. Gli diamo l'ordinativo e quello va. Certo, adesso tu mi darai il nominativo. Sì, okay. Cari amici, arrivederci. Sempre Solon.